Questa è la strada della bellezza. È una strada panoramica. No, voi siete in autostrada, state raggiungendo un posto, vi sarà capitato nella vostra vita, no? Siete in auto, in moto, che ne so, magari addirittura anche in treno qualche volta. State raggiungendo una meta e poi decidete di prendere una variante. Magari c'è scritto strada panoramica e uscite. E sapete di sicuro che vi ficcherete nei guai, perché strada panoramica significa 2 ore di cammino in più, 30% di strada, significa, non lo so, imprevisti. Magari siete scesi a una stazione e avete detto no, scendo qui e prendo il treno successivo, voglio fare un giretto e vedere. Strada panoramica è una deviazione. Perfetto. La strada della bellezza è una strada panoramica. E quindi è una strada più complicata. Certo, insegnare con bellezza è più complicato che insegnare con bruttezza, è evidente. Cioè, è più semplice nella vita fare cose brutte che cose belle, se no vi pare che saremmo in un mondo come quello che è. Vengono meglio le cose brutte di solito di quelle belle. E quindi richiede più impegno e più fatica. Altrimenti prendete, vedete la vostra autostrada, però diciamo il panorama è un po' diverso. Volete viaggiare in un bel panorama? Prendete la strada panoramica. Questa è la strada della bellezza.